Buongiorno, dottor Sauro. Buongiorno. Oggi siamo qui con lei. Ci dica un attimo chi è, che cosa fa. Io sono medico di famiglia e lavoro a Badia Calavena, a 30 km da Verona. All'interno della sua professione di medico condotto, di che cosa si interessa però in particolare? Sì, diciamo io da parecchio tempo mi occupo di vitamina D. Perché ha focalizzato un interesse verso questa vitamina? Questa vitamina è molto importante perché non serve solo per le ossa, ma agisce su innumerevoli altri organi ed è preventiva di molte patologie. Vitamina D agisce su 4.000 geni e quindi su un insieme di patologie, su moltissime patologie. E la più banale che possiamo citare sono le malattie cardiovascolari, l'aterosclerosi, cioè preventiva dell'aterosclerosi, e quindi delle malattie cardiache, delle malattie coronariche, le previene. Previene, è stato visto addirittura se viene data in età precocissima, cioè fin dalla nascita, il diabete tipo 1, addirittura dell'80% lo previene, e ha un'azione preventiva anche del diabete tipo 2, cioè non insulino trattato, non insulino dipendente. Poi in altre patologie, tutte le patologie autoimmunitarie, e anche le malattie allergiche, ad esempio le forme asmatiche che sono legate all'allergia, sono strettamente legate anche a carenze di vitamina D. Di solito le persone che livelli hanno normalmente di questa vitamina? Come livelli, penso di essere uno dei pochi che ha fatto tanti dosaggi, ho fatto 530 dosaggi e il valore della vitamina D è di 12,9 Ma 12,9 che cosa? Mi scusi. Ed nanogrammi millilitro. è un valore normale? È un valore, no, il valore normale è 30-100, quindi un valore molto basso. Ma quindi mi sta dicendo in altre Se... parole che la popolazione di solito ha una grave carenza di questa vitamina? La popolazione ha una grave carenza perché questa vitamina non è legata all'alimentazione, se non in maniera minima, perché si trova un po' nel pesce azzurro, ma praticamente carente perché non prende il sole, perché è legata al sole, quindi no, non prendendo sole a sufficienza c'è questa carenza grave. Ma i medici ci dicono spesso di non prendere il sole perché fa male alla pelle, fa venire il cancro alla pelle. E allora che cosa dobbiamo fare? Ma il cancro alla pelle si prende, intanto non sono i melanomi che vengono con l'esposizione al sole, sono soprattutto gli epiteliomi e i basaliomi. Però se uno continua a prendere il sole, ad esempio il pescatore che va fuori tutto il giorno e lo prende per 12 ore, 10 ore, insomma, ecco. L'importante è prendere vitamina D nei primi 20 minuti e poi mettersi le creme, cioè senza creme usare i primi 20 minuti per esporsi al sole. Allora si ha una sintesi di circa 15-20 mila unità di vitamina D nelle pelli chiare, nelle pelli scure, chiaramente che i neri, hanno una sintesi molto minore, devono stare più al sole. Come possiamo accorgerci se stiamo in carenza di vitamina D e soprattutto che cosa dobbiamo fare? Ecco, si può fare prima di tutto un dosaggio ematico della vitamina D. Questo lo richiede il medico, si può chiedere al medico che lo richieda, dove scriverà sulla ricetta solo si richiede dosaggio ematico vitamina D. Una carenza di vitamina D si vede anche dai denti, da quante carie uno sviluppa.
perché la vitamina D è imputata anche nella sintesi dello smalto dentario, dei denti. Quindi se è uno smalto bello resistente, generalmente uno sviluppa meno carie. Quindi se si usasse questa vitamina sicuramente si ridurrebbero le spese del dentista. E questo penso che sia già molto importante, perché le spese del dentista di solito sono molto alte. Una volta accertata l'eventuale carenza di vitamina D con un dosaggio ematico, la terapia di integrazione è di solito sufficiente? Ma diciamo i pochi medici che la danno, perché non sono tanti, consigliano 20 o 25 gocce alla settimana, che è una dose di 5.000 unità alla settimana circa, quindi una dose molto bassa secondo me. Qual è invece la dose corretta da poter dare? La dose corretta è sulle 2.000 unità al giorno. Questo è stato visto dai ricercatori anche della Moser Cancer Center dell'Università della California. Tra le tante proprietà della vitamina D, ha un caso eclatante di cui parlarci per meglio far comprendere la sua importanza? Sì, c'è anche ho avuto un caso in particolare che era gravissimo ed era già stata diciamo fissata la data dell'intervento, perché perdeva sangue con una diverticolosi grave del colon, e gli ho fatto fare quasi casualmente un dosaggio della vitamina D, e questo aveva 7 di valore, cioè un valore bassissimo, normalmente 30-100. Dopo la terapia, lui, diciamo in un mese circa, è andato su valori di 70 e i diverticoli sono completamente sfiammati. Cioè non è che siano scomparsi i diverticoli, perché chiaramente restano, però si sono completamente sfiammati, è una colonscopia. Addirittura tutto il colletto del diverticolo era completamente sfiammato, non perdeva più sangue, non c'erano più emazie, e il chirurgo ha detto che poteva fare a meno dell'intervento. Senta, ma come mai il servizio sanitario e i medici in generale sono così restii a fare esami e integrazioni di vitamina D? È pericolosa per qualche motivo? Ma io personalmente non ho riscontrato nessun pericolo, neppure quando supera, diciamo, quello che è il range terapeutico, che è di 100. Ho visto valori addirittura di 450 con una calcemia normale. Addirittura se si superano i 100, a volte la calcemia scende sotto i 9, cioè sotto un valore normale. Un valore accettabile, insomma, ecco. Cioè, lei mi sta dicendo, in altre parole, che la medicina, diciamo, imputa a un sovradosaggio di vitamina D un'ipercalcemia, è corretto? Un'ipercalcemia, sì, Che in realtà però poi non si, diciamo, non si presenta? non si ha questa ipercalcemia, generalmente si ha per la carenza di vitamina, perché si ha decalcificazione dell'osso con la carenza, e quindi il calcio va un po' a depositarsi nei vari organi, sui tendini, nei vari organi, forma calcificazioni. È la carenza che causa calcificazioni, non l'eccesso. Come si spiega questa disattenzione verso la vitamina D del Servizio Sanitario Nazionale e quanto sarebbe opportuno invece avere una giusta considerazione? Ma quello che mi stupisce è che il Servizio Sanitario Nazionale non abbia preso in considerazione i 3.000 studi che sono stati fatti sulla vitamina D, perché dicono esattamente quello che ho detto, cioè che ha un'azione preventiva di tutte queste patologie. Non so perché non siano stati presi in considerazione. Sono comparsi degli articoli anche sulle scienze, sull'importanza della vitamina D.
E non sono stati letti dai medici, non saprei perché questo. Ma a suo parere sarebbe più importante fare un vaccino o avere un giusto livello di vitamina D? Diciamo che un livello alto di vitamina D intorno ai 60-70 aumenta moltissimo le difese immunitarie, quindi alcuni sostengono che sarebbero inutili i vaccini. Questo non lo so perché cioè non mi sono addentrato abbastanza in quelle che sono i vantaggi dei vaccini, ecco. Però è un'affermazione molto forte questa la quale dice appunto che la vitamina D è ancora migliore dei vaccini.